La cosa veramente assurda è che è impossibile, è davvero impossibile che questi contagi continuino a crescere, a crescere, a crescere, quando hanno praticamente tolto tutto, hanno praticamente tolto tutto alle persone. Cioè, allora due sono le cose, e qui è giusto ragionarci: o le scelte fatte sono sbagliate in tutti i sensi, sbagliate le chiusure, sbagliato il distanziamento, sbagliato il sacro feticcio, perché non dimentichiamoci che il sacro feticcio ha le maglie che sono assolutamente più grandi del virus dell'influenza. E quindi, per quanto possa sembrare che porta al giovamento, in realtà non lo porta al giovamento, perché tutto passa. Se c'è un virus, voi lo aspirate comunque, anzi, sentendovi più onnipotenti, è il momento che rimanete fregati di più. Questa è una ragione. Poi tanti hanno i sacri feticci mai lavati, sporchi, lerci, ci mangiano, ci vanno in bagno, ci vanno dappertutto, e naturalmente sono ricettacoli di batteri, di schifezze, che poi dopo ecco lì che fanno aumentare un'eventuale trasmissibilità di un virus. O altrimenti c'è la seconda ipotesi, che stanno mentendo, che non è vero che cresce la diffusione di quel virus. Semplicemente siamo arrivati a gennaio, siamo arrivati al pieno dell'inverno e c'è l'influenza stagionale come tutti gli anni. L'influenza stagionale che ha sempre fatto morti, che ha sempre fatto male a tantissime persone, specialmente le categorie più indifese, gli anziani, gli immunodepressi, o comunque sia coloro che hanno uno stato di malessere in corpo come quello che stanno creando. E quindi, quando tu sei triste, quando tu sei angosciato, quando tu sei depresso, tutte le malattie ti attaccano, perché non hai un sistema immunitario, non hai una predisposizione alla salute sufficiente. Io, se posso dire la mia, propendo per la seconda ipotesi. Stanno mentendo, hanno come progetto di distruggere un'economia capitalista e consumistica come era l'Italia, progetto che va avanti da almeno il 2013, dai, e che quest'anno ha realmente trovato l'apoteosi. Mi deprimono un po', mi rattristano le persone che sperano ancora nella vittoria di Trump, sperano ancora nel fatto che quello che sta in America possa salvare noi che siamo in Italia. Per quanto uno possa essere fan di una persona, non dobbiamo mai perdere la capacità di essere razionali. Può anche vincere Trump, ma a noi non cambierà nulla se non ci muoviamo noi stessi, se non mettiamo in dubbio tutta la serie di cose assurde che ci stanno imponendo. E cominciamo a vedere la realtà per quella che è, perché la realtà non è quella che dipingono loro. La realtà è un semplice ritorno della stagione invernale, con tutti i suoi contro, con tutti i suoi malanni,
che è stata peggiorata, che è stato peggiorato a causa della distruzione della convivialità e della gioia di vivere che hanno portato con tutti questi imposizioni assurde, che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Hanno portato a cosa? A niente. Anzi, hanno portato a una maggiore diffusione di malanni, di malesseri e di decessi, secondo sempre quello che dicono loro. Poi io ho sempre i miei dubbi anche su questo, ma comunque bisogna aprire gli occhi, guardare, leggere, informarsi, e vedrete che tante cose cambiano, che tanti punti di vista cambiano. Ciao a tutti.